Allora, questa sera abbiamo sottolineato con gli interventi sin qui testati che la solidarietà diventa l'elemento aggregante, stare uniti, stare insieme per uno scopo comune. Quanto è importante in questo caso essere tutti insieme coesi? È importantissimo, perché da soli non avremmo potuto fare nulla nella vita, e quindi essere insieme, essere solidali, essere sensibili a queste problematiche è di fondamentale importanza. Ripeto, noi siamo nati nel 1993, che siamo nel reparto di oncoematologia del Bambino Gesù, e assistiamo, facciamo proprio volontariato. La prima cosa che facciamo è proprio l'accoglienza, quindi quando alle famiglie viene diagnosticata questa malattia noi siamo lì in reparto e quindi condividiamo con loro, ci abbracciamo insieme, nel senso che diamo un alloggio gratuito a queste famiglie che vengono da fuori Roma, abbiamo un polmino che tutte le mattine prendono la mamma e il bambino e li portano in ospedale. Facendo così diamo la possibilità al papà di tornare a casa e continuare a lavorare, perché oltre al dramma magari della malattia del proprio figlio, subentra in tanti casi anche il dramma che perdono il lavoro o non guadagnano, diciamo, non riescono a sostenere la famiglia e queste cure. Diciamo che questa malattia è una malattia che dura nel tempo, perché noi abbiamo avuto famiglie che sono state da noi 3-4 anni, quindi nasce un rapporto proprio fraterno, e quindi a volte i loro figli diventano nostri figli, e quindi è di vitale importanza avere e sostegno da gente come questa sera abbiamo qui, che sono sensibili a queste problematiche e che ci stanno vicino. Dottore, in quali casi, ecco, voi riuscite a mantenere una distanza? Perché io credo che di fronte a questi casi, lei ha detto giustamente, molto spesso siamo come i genitori, la seconda famiglia di queste ragazze. Però è giusto identificarsi completamente con questo dolore a volte, o serve talvolta mantenere una certa distanza proprio per non creare un attaccamento, un'empatia che poi non sarebbe sopportabile staccare? Ah, guardi, è molto difficile, io dico che non possiamo rimanere insensibili, quindi nasce per forza questa empatia, nasce per forza questa unione fra la famiglia e i volontari, fra la famiglia e noi. È chiaro, devo dire la sincera verità, che poi magari noi siamo sopportati anche da psicologi, cioè noi abbiamo creato un gruppo con una psicologa che una volta al mese ci incontriamo e riusciamo, diciamo, a svuotare questo zaino, no, che ci creiamo. Perché se non fosse così creeremmo questo scudo tra noi e il bambino, tra noi e la famiglia, e non nascerebbe proprio, perché non è tanto accogliere e dare un tetto, perché non è sufficiente, bisogna dare amore, bisogna dare calore, bisogna dare veramente essere vicino a loro, e loro tante volte ci ringraziano, perché dice: le cose che avete fatto voi non ce l'ha fatte un parente, una sorella, un nonno. Quindi questo che poi dopo ci dà la spinta, la forza di andare avanti. E sì, nel dolore a volte, perché quando va bene le cose tutti siamo contenti, ma molto spesso le cose vanno anche male, e quindi stare lì vicino, addirittura noi abbiamo creato un gruppo di sostegno per le famiglie che hanno perso i bambini, quindi anche lì, diciamo, non ci siamo accontentati di accogliere, di sostenere queste famiglie prima, ma le seguiamo anche dopo. Mi rendo conto che affrontare certi temi può risultare difficile, però mi tocca. In quanti casi percentualmente si risolvono con una guarigione e in quanti casi invece qualcuno non ce la fa? Se esiste una vera e propria statistica, quali sono i parametri, i valori su quali vi regolate e basate? Le percentuali, devo dire, di guarigione sono molto alte. Il Bambino Gesù poi è un ospedale di eccellenza, e il professor Locatelli, che è il primario del reparto di oncoematologia, diciamo che non è un luminare, tant'è vero che oggi non è presente perché aveva un convegno. Quindi le percentuali, diciamo, che stanno intorno al 75-80%, quindi è molto alta. È vero, devo dire la sincera verità, che a Roma afferiscono i casi molto più difficili, perché c'è una struttura molto efficiente e molto all'avanguardia. Quindi è chiaro che a volte queste percentuali magari si abbassano, ma non perché nel totale non siano alte, ma perché sono i casi, diciamo, più difficili.
Dottore, noi la ringraziamo, la sua presenza qui è fondamentale e ci auguriamo che veramente la serata sia da questo punto di vista efficace. Grazie, io vi porto i saluti anche della Presidente Mariella Enoch e di tutto, diciamo, il Bambin Gesù. Grazie.